Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi partiamo la... No, partiamo, oggi iniziamo. Sì, è il colpevole che se ne va. Oggi iniziamo la nostra giornata già con giacca, la borsa, un tempaccio da paura. È proprio bruttino oggi. È tutto grigio, non c'è il sole. Ieri c'è stata una giornata che sembrava estate praticamente. E poi è venuto un sacco di vento, è iniziato a piovere. E nulla, avremo tutta la settimana di pioggia, perfetto. Noi iniziamo questo bellissimo lunedì andando a fare la spesa. E quindi vi portiamo un pochino con noi e passiamo un po' la giornata insieme oggi. Ma sì, dai, sta al buio. Ho la luce. Ho già fatto partire. Sì. Ho già fatto partire la lavatrice, adesso sta andando. Lui in calzoncini con questo tempaccio. Ma sì. Che sì, ci frega. Anche dobbiamo andare in Afghanistan, andiamo qui dietro. Esatto. Continui con la spesa. Non lo so, perché molto probabilmente mi farei lasciare molta roba per me. La donna del risparmio. Direi di iniziare. Apriamo qui, le piantine procedono bene qua fuori. Nulla, si comincia. Il mio reparto preferito. Vecchi tempi. Ce lo credo. Che non sono tanto vecchi perché sono ancora attuali. Le nostre spese con la bicicletta. Allora, siamo tornati a casa. È stato soddisfacente, sì, vero? Questo giro di supermercato c'erano un sacco di cose in offerta. Qua potete vedere che abbiamo preso una bella cassetta di latte, due di acqua. E poi schifo. La detesto. Io no. Allora, questo è un po' tutto quello che abbiamo preso al Lidl. Abbiamo speso 115 euro per tutta questa roba qua. Allora, abbiamo preso, partiamo da qui, un po' di affettati, un petto di tacchino, di pollo, mortadella di pollo, petto di pollo e il prosciutto romagnati. Questo era super 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 scontato e ce n'è anche parecchio, quindi l'abbiamo preso. Di solito non lo prendiamo mai perché costa un po', e a sto giro invece era super super scontato. Qui alcune cosine per fare un dolcetto per questo weekend, perché andremo a cena da alcuni amici, allora facciamo un dolce. Ho preso il formaggio spalmabile leggero, un paio di yogurt bianchi magri e anche i mini Kit Kat sempre per il dolce. Poi pomodori, pomodorini, le gallette di riso con il cioccolato per fare degli spuntini, il formaggio grattugiato, chicles, pesto. Questo qua è molto buono, tra l'altro. Il mio preferito sapete che è quello dell'Esselunga, quello della linea top Esselunga, però anche lui non è malvagio. Tonno era super scontato, sono 8 scatolette e costa 4,99 al Lidl adesso, quindi ne abbiamo presi due. Piselli, latte di mandorla e di cocco, che anche questi costavano tipo un euro e qualcosa senza zuccheri aggiunti. Finocchi, qui ci sono due bauletti di pane con cereali e soia. Ne abbiamo presi due. Mozzarelle, anche queste qua super scontate, ne abbiamo prese due. Poi questi qui, muesli, li abbiamo presi. Abbiamo preso questo con la frutta secca per le merende, da aggiungere magari un po' allo yogurt. E poi abbiamo preso questo qua con dei pezzi di cioccolato fondente e questo con miele e mandorle per le colazioni. Biscotti integrali sempre per il dolce, questi sono i miei biscotti per la colazione. Fragole, cetrioli, mazza, ma che rumore che mi andava a fare. Cetrioli, poi abbiamo preso un po' di tacchino, pollo e trita. Poi un paio di vaschette d'alluminio per la pizza, per quando viene gente, perché noi ne abbiamo due antiaderenti, non usa e getta, però quando invitiamo qualcuno, vogliamo fare la pizza, usiamo questi per gli altri. Spugne per la casa, l'anticalcare per la lavatrice che ho appena finito stamattina,
sapone di Marsiglia, questo è il brillantante per la lavastoviglie e un multiuso della Winnis. Sono super curiosa di provarli dato che sono naturali, a quanto ho capito. Non hanno nickel, cobalto, cromo chested, quindi senza risciacquo, beh, insomma. So che sono molto buoni anche per l'ambiente, quindi ho voluto provarli. E ora ci tocca mettere a posto. Hai detto mi? Ho detto ci. Ci, ho detto. Sì. Non mi piace mettere a posto la spesa. Però lo fai così tanto bene. Non è vero. Soprattutto con la carne. Che parole. Va bene. Sì. Allora, ho appena finito di fare un po' questo ragù, ho fatto un ragù un po' più magro perché non ho messo il soffritto e quindi neanche olio, in modo che rimanga un pochino più leggero. Ho messo la carne trita che abbiamo preso questa mattina al Lidl con la passata, i pisellini, sale e pepe, e ho aggiunto un po' di latte per togliere l'acidità della passata. Non mi fa impazzire mettere lo zucchero, preferisco il latte e boh. E ho aggiunto un po' d'acqua, quella che ho messo per prendere bene bene tutta quanta la passata, quindi siamo a posto. Non lo faccio andare 200 ore, anche perché è già l'una, quindi lo faccio andare qualche minuto. Nel frattempo metto su l'acqua per la pasta e oggi pasta al ragù leggero, sano. Ne ho fatto anche un bel po', in modo da poterlo congelare e fare magari nelle prossime giornate, ad avere un pochino di scorta. Almeno cucino questa volta qua e ce l'ho per un po'. Allora, qui procediamo. Qua c'è il ragù, bello cremoso, a me piace bello denso, poco liquido, ci siamo. Qua c'è l'acqua, c'è il mio patatone solo stravaccato. Ciao belli! E ora ci continuiamo questa serie qua, non so se l'avete già vista. A me sta piacendo molto, una serie abbastanza leggera, non è niente di impegnativo, però parla di questa ragazza che si chiama Mel,
che praticamente si allontana per dei problemi personali dalla grande città, da Los Angeles, e va appunto a Virgin River e ha un po' di avventure, un po' di amori. Molto carina, se volete una serie non troppo lunga, perché sono 2 stagioni da 10 episodi ciascuna, semplice e non troppo impegnativa, appunto. Consigliata. Qua abbiamo preparato, non vedo l'ora di mangiare. Tu interessante. Sembra buono, eh? Magari a sentire un po' di musica. Devo andare a una lezione di danza questa sera. Buono, buono, buono. Fatemi sapere come fate voi il ragù. Io credo sia la prima volta che provo a farlo senza soffritto. Non l'ho messo muto, loro parlano. E noi andiamo bene. Allora, altro giorno. Oggi sono conciata un pochino meglio di ieri. Mi sono fatta la doccia, mi sono truccata un po', mi sono fatta i capelli e guardo sempre di là perché ho lo schermo, ma fa niente. Oggi giornata social, volevo dedicarmi un pochino di più al canale e portarmi avanti con alcuni video e anche con Instagram. Tra l'altro vi consiglio di seguirmi perché ho appena pubblicato le storie dove faccio la piega, insomma mi prendo un pochino cura, faccio tutta la mia hair care routine, quindi ovviamente quando uscirà questo video non ci saranno più le storie, però è una buona scusa per ricordarvi di seguirmi per non perdervi, insomma, vari aggiornamenti, fatti quotidiani, un po' beauty, insomma, perché mi piace anche molto questo lato qua. In realtà io inizio proprio come... cioè nel mondo del make up, nel mondo beauty, adesso mi sto allargando bene bene anche nel mondo della casa, dell'ordine eccetera, però il mio amore spassionato per il beauty comunque rimane e penso che si noti comunque da i trucchi vari ed eventuali. Ma ritornando al discorso principale, oggi mi voglio dedicare molto alla registrazione di nuovi contenuti e a proposito di questo vi faccio vedere anche un'agenda che ho preso ormai un po' di mesi fa che mi sta tornando veramente utilissima. Questa qua è un'agenda da tavolo bellissima perché non ha vincoli praticamente, perché non ha il mese, lo mettete voi, i giorni li segnate voi, così casomai c'è una settimana in cui non segnate nulla perché, che ne so, siete in ferie o per altri motivi, non sprecate fogli ma potete ripartire. Altra bella cosa è che c'è la colla negli angoli in modo che non si formino le orecchie e io la trovo super super utile per scriverci tutto. Io la tengo principalmente per YouTube o comunque Instagram, per segnarmi cosa devo fare, quando, come, perché. L'ho presa su Amazon, l'ho pagata una decina di euro, adesso non ricordo più quanto, e ci sono un'infinità di fogli. Tra l'altro c'è pure la pagina Instagram di questo brand, ma non ricordo più qual è perché c'era scritto in un bigliettino che mi hanno mandato e purtroppo non ce l'ho più. Se no vi avrei messo il link. Comunque, se andate su Amazon e mettete agenda da tavolo, la trovate e io ve la stra consiglio se volete tenere tutto organizzato, anche per esempio se volete essere un pochino più schematiche per quanto riguarda la pulizia, quindi magari farvi delle liste, insomma si trovano tantissime agende per questi scopi, quindi anche se non è quella lì può essere un'altra, ma sono super super utili. Adesso mi metto a sistemare un pochino perché c'è ancora il letto da fare, magari passo un po' l'aspirapolvere e poi pranziamo, perché è tardissimo, in realtà è 1 e non ho ancora fatto un bel niente perché stamattina mi sono presa un po' cura di me, dato che ieri ho lavorato dal mattino alla sera, ho lavorato tantissimo e nel weekend lavorerò di nuovo abbastanza intensamente, ho un paio di giorni liberi, quindi questo primo giorno a casa me lo sono presa per me, per prendermi un pochino cura di me stessa. Quindi oggi appunto video e contenuti Instagram e poi volevo rifarmi le unghie e magari vi faccio vedere come le faccio, perché io uso il semipermanente in casa ma solo la base e il top, in mezzo ci metto uno smalto normale per non, perché di smalti normali ne ho tantissimi e non avevo voglia di spendere soldi per ricomprare tutti i colori ma nella versione semipermanente, quindi faccio un piccolo giochino, non dura tanto quanto un semipermanente vero e proprio ma sicuramente molto più di uno smalto normale, quindi magari oggi vi faccio vedere come faccio. Allora, ho pulito i pennelli, ho pulito solo quelli sporchi, non ne avevo tantissimi perché
qui ho tutti quelli puliti e non avevo voglia di dargli una sciacquata, dato che non li ho lavati da molto, quindi li lascio così. Ho pulito bene tutto e ora mi tocca andare a pulire il lavandino perché ho fatto un pasticcio. Ogni volta che lavo i pennelli poi succede un pasticcio perché si sporca tutto quanto. Qui è tutto da lavare e anche il lavabo, vedete che, non so se si nota dal vivo, si vede di più che si macchia tutto con il trucco che scende dai pennelli. Quindi sì, devo andare sicuramente a sistemare un pochino. Allora, ho sistemato tutto il bagno e che ne aveva un bel bisogno, l'ho approfittato anche per pulire un po' i sanitari. La doccia non l'ho fatta perché l'ho fatta stamattina dopo essermi fatta la doccia. Evviva il ripetimento delle parole, il ripetimento, la ripetizione delle parole. E nulla, ora mi vado a fare le unghie che ne hanno bisogno. Questo qui è uno smalto normale, classicissimo, con sotto la base e sopra il top semipermanenti. Ce l'ho da un paio di settimane più o meno, 10 giorni, un paio di settimane. E sì, c'è un po' di ricrescita e comunque qua la punta delle unghie è un po' rovinata, lo è. Però per essere uno smalto normale, quasi 10 giorni, quasi 2 settimane, direi che è ottimo. E sono super indecisa se andare a fare un colore sempre naturale, qualcosa di un po' più intenso. Quindi opla, sto distruggendo tutto. Mi era caduto il cavalletto perché ieri, l'altro ieri, non lo so, mi era venuta voglia di utilizzare un colore del genere. Però siamo in primavera e quindi non lo so, mi sembrava un po' cupo, quindi non so se andare a fare magari un bianco, però mi sa molto di estate, quindi magari aspetterei, o non lo so. Il problema è proprio questo, che non lo so, quindi ci penso e vi faccio sapere. Ora alla fine sono indecisa tra questi due colori, questo viola, non addentriamoci troppo nella descrizione dei colori perché non sono in grado, e questo qua che non è un classico rosso, ha una punta di fucsia. Sono belli entrambi, penso che farò questo qua, anche se il viola mi piace molto, quel viola lì, però non lo so, è da un sacco che non metto questo, quindi andata. Allora, ho preparato qui tutte le cose per andare a fare le unghie, quindi qua c'è il colore che andrò ad utilizzare.
Poi mi serve la lima, il buffer. Questo qui è lo sgrassatore. E tutte queste cose le ho prese su Amazon, a parte queste due. Però tutti i prodotti per il serum permanente li ho presi su Amazon. Questo è lo sgrassatore, sono in salviettine già imbevute. La base, il top coat, con cui tra l'altro mi sto trovando benissimo. Sono di questo brand che non so con quale accento vado pronunciato. I maybe, non lo so. Comunque mi sto trovando veramente benissimo con questi. Questo qui invece è lo smalto per andare a rimuovere il semipermanente che già c'è, è dello stesso brand. Allora, se con questi mi trovo veramente bene, questo invece no. Comunque mi sto accorgendo adesso che ho sbagliato, non è dello stesso brand. Si chiama Aliver, non lo so. Comunque è questo qua. Si mette a fuoco lui. Non mi ci trovo. È il primo prodotto che provo, perché comunque non l'ho mai fatta e sto iniziando in questi ultimi mesi a farle, quindi è il primo prodotto che provo per rimuoverle, ma non lo so, lo trovo faticoso. La rimozione la trovo faticosa. Il bastoncino, questo qua è il taglia cuticole, e il fornetto, che è questa qua, la lampada UV Colorel. Ottima, buonissimo, fa il suo lavoro. We'll be right back.
fatte posso ritenermi soddisfatta. Ci sono parecchi errori, però pazienza, d'altronde ho messo anche un colore che gli errori si vedono subito, e l'altra volta avevo un nude quindi le sbavature si notavano di meno, però mi do 1-2 giorni e tutte le sbavature in cui sono andate fuori lavando le mani così dovrebbero andare via. E nel frattempo qua si è è svanito tutto, però è normale perché comunque i miei capelli, essendo molto fini, non tengono nulla. Poi non ho messo lacca, li avevo appena lavati, quindi vabbè, ci sta che sia svanito tutto, è normale per i miei capelli. E adesso sono le 8:15, ci ho messo circa un'ora e mezza a farle, tra togliere lo smalto di prima, preparare l'unghia e mettere il nuovo colore. Quindi si è fatta sera, anche se c'è ancora parecchia luce fuori, finalmente abbiamo le giornate belle lunghe. E nulla, e qui prepariamo una cena leggerissima, cioè proprio tranquilla, semplice, niente di speciale. E ci mangeremo un'insalata di cetrioli con mozzarella, pomodoro e anche un po' di tonno. Sano, fresco e ci piace, vero? Che chiama meravigliosa. E mi sono fatto questa la doccia, non mi devi dire. Ah, ok. E nulla, quindi noi adesso mangiamo, ci guardiamo la serie. Abbiamo iniziato New Amsterdam, che è un medical drama praticamente, un po' come Grey's Anatomy, anche se Grey's Anatomy non lo batterà mai nessuno perché è la mia serie preferita al mondo. Nessuno potrà mai batterla. No, non sono sempre depressi. No, vabbè, qua parliamo di cancro, di malattie. Vabbè, Meredith è un caso a parte. Però abbastanza carina questa serie, quindi ce la continuiamo e dopo magari andiamo a fare un po' di skincare. Stavo pensando di farla insieme perché qualche tempo fa l'ho fatta su Instagram nelle storie, ci eravamo struccati insieme, e magari a sto giro lo faccio qua su YouTube. Spero che l'idea possa interessarvi e piacervi. Comunque io lo faccio quel che mi pare ormai, cioè quello che mi piace, mi sento di fare, lo farò. Dicevi, scusa? Asdomani. E voilà, manca giusto un po' di origano. Eccolo qua, una bella pioggia d'origano. E la cena è pronta. Sana, leggera, fresca, tutto, ciao. Oh, così ci vuole. Può mangiare ora. E questa appunto è la serie che stiamo guardando, New Amsterdam, che parla praticamente di questi medici del New Amsterdam, appunto, che è un ospedale di New York che accetta chiunque, sia persone con l'assicurazione sia senza assicurazione, quindi fanno anche visite, comunque interventi pro bono. E c'è tutta una storia dietro perché c'è il nuovo medico che è il protagonista, che è il nuovo direttore sanitario, che è un rivoluzionario, fa un sacco di cose andando controcorrente, insomma, sì, cioè, vabbè, detta meglio agli attributi. No, il ca cro. Anche sì, spoilerone. Sì, vabbè, ma questo spoiler si viene a sapere alla fine della prima puntata della prima stagione, quindi sì. In realtà sì. Oh, sì, alla... Non mi riprendere, mi sembra di essere in tipo... Ciao. Vabbè, io mi sono messa un secondo la maglia del pigiama perché iniziava ad aver freschino, almeno questa ha le maniche lunghe e nulla, quindi, come detto anche tra secondi fa, ceniamo e ci guardiamo un po' di serie e poi facciamo un po' di skincare perché oggi ho fatto un bel trucco, ma va tolto assolutamente. No, io niente pane, grazie. Praticamente stasera non mangio nulla, niente pane, niente carne, niente, zero, solo verdura, poi c'è la mozzarella di mezzo e il tonno. Vabbè, insomma, ho detto del cavolato. Sì, mozzarella light, mi sembra una mozzarella. Cioè. Che fatica, che grande pazienza. Allora, è tardissimo, sono stanca morta. Cioè, è mezzanotte, però... Considerate che noi andiamo sempre a dormire. A che ora andiamo a dormire di solito? Alle 10? A 10 siamo. Per le 10 siamo già nel letto, però. Sì. Prima che ci addormentiamo, saranno 11. Siamo un po' vecchietti su questo e di solito noi ci svegliamo presto e andiamo a dormire presto. E quindi mezzanotte per noi è tardissimo. Però c'è anche da considerare il fatto che un po' abbiamo dormito sul divano. Quindi non è che.
Sì, siamo proprio vecchietti su questo, effettivamente. Questo performance. Allora, struccarmi mi piace tanto, ma lo odio allo stesso tempo, perché non ho mai voglia. Però una volta che mi sono struccata, comunque sono soddisfatta, mi piace, mi sento pulita. Sono sparita per un secondo. Però sì, c'è questo amore e odio verso la detersione del viso e lo struccaggio del viso. Però la pelle cambia tanto. Si vede che sono stanca. Dicevo che la pelle cambia tanto quando viene curata ed è struccata. Quindi sì, va fatto. È brutto, ma ecco. Allora vado ad utilizzare questo prodotto qua, che è un gel struccante praticamente, che sto quasi finendo. Comunque mi sto trovando molto bene, quindi bagno bene il viso, così inizia a sciogliersi tutta. E vado a sciogliere per bene tutto quanto. Voilà, sostanzialmente è questo che faccio durante la mia skincare notturna, che è quasi identica a quella diurna praticamente. E nulla, io vi saluto subito perché qua sta finendo la memoria, quindi se mi interrompo improvvisamente è per quello. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, perché vi tengo sempre aggiornate su le novità in arrivo, e mettete un bel like se questo video vi è piaciuto. Io quindi vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!